possiamo chiarire ancora una volta questa legge dove andrà a parare e se effettivamente è un passo di civiltà che il nostro paese sta facendo? È un mezzo passo di civiltà per il nostro paese, perché come credo tutti ormai sappiano dal dibattito che si sta svolgendo, il disegno di legge Cirinnà non prevede l'eguaglianza dei diritti fra le persone lesbiche, gay e le persone eterosessuali, non consente l'accesso al matrimonio per tutti, ma prevede un istituto diverso, quello delle unioni civili per le persone dello stesso sesso, per le coppie di persone dello stesso sesso, e in questa misura è ancora discriminatorio. Certamente c'è un bicchiere mezzo pieno, perché vengono riconosciuti dei diritti e sicuramente se il disegno di legge dovesse passare e diventare legge saremmo di fronte ad una presenza di diritti per persone che in questo momento non hanno tutela. Possiamo dire che anche il fronte del no, il fronte del Family Day è diviso al suo interno, poiché nessuno ad oggi potrebbe mai dichiarare lecitamente che le persone omosessuali sono diverse e meritano meno dignità, ma in realtà qualcuno lo pensa. Di base questa è un problema di diritto, cioè legalmente la legge dovrebbe garantire a tutti parità. Il principio di eguaglianza è stabilito dalla Costituzione, poi la sua declinazione spesso dipende nella vita reale, in quello che viene chiamato il diritto vivente, da una sensibilità sociale che evolve. Di sicuro è sufficiente ascoltare qualcuna delle interviste realizzate sul campo del Family Day per capire l'assenza di sensibilità e la considerazione da parte di quel fronte delle persone omosessuali e lesbiche come persone che abbiano qualcosa di sbagliato, che siano sbagliate da guarire, malate e quant'altro, in una situazione diciamo di minorità umana. Non credo che quel fronte però sia compatto, si vedono molte crepe, si ascolta la convinzione di alcuni che comunque una legge debba essere approvata, ma con il tentativo di ridurne la portata oltre quel minimo sindacale che già il disegno di legge Cirinnà costituisce. Si tratta di dare a tutti gli stessi diritti, ci sono già aziende che riconoscono ai propri lavoratori la possibilità della licenza matrimoniale o la malattia e altri provvedimenti di assistenza familiare, questo deve diventare un diritto di cui tutti possono beneficiare, non soltanto i parlamentari. In particolare lo è per i pubblici dipendenti, dove le regole sono stringenti e non possono essere derogate dall'amministrazione. Si tratta di un passo che farebbe lavorare meglio l'Italia e consentirebbe all'Italia di essere considerata un posto migliore dove andare a lavorare. Un amico che lavora a Londra mi ha raccontato un episodio che per me è paradossale. Lui è italiano, ha un partner, sarebbe voluto tornare in Italia, ma in azienda gli hanno detto che non lo avrebbero trasferito in Italia perché l'Italia per loro è nella stessa lista dell'Iran o dell'Egitto fra le nazioni che non garantiscono appieno i diritti delle persone omosessuali, per cui non è possibile essere ritrasferiti in Italia con gli stessi diritti che l'azienda gli garantisce all'estero. E questo per me è il segno di un'Italia che deve cambiare e deve tornare ad essere un paese dell'Occidente. Su questo non siamo un paese dell'Occidente ancora, su questo fronte. È come se qualcuno, di fronte all'inevitabilità del procedere della storia, della cultura del nostro paese, volesse, cioè si accontentasse di una sorta di sanatoria, perché di altra cosa dobbiamo parlare, magari questo è anche più il tuo campo, di fatto le famiglie arcobaleno esistono i figli arcobaleno e purtroppo si trovano quotidianamente ad affrontare i problemi della vita come chiunque altro, purtroppo se non si è tutelati neanche legalmente, neanche dal proprio paese, i problemi aumentano, è vero?
Questo senz'altro, tocchiamo uno dei temi più discussi del disegno di legge, che è la stepchild adoption, che in italiano suona meglio come adozione coparentale. In verità parliamo di dare dei diritti ai figli più che ai genitori, perché la stepchild adoption, l'adozione coparentale, consiste nella possibilità di adottare non un bambino che sia estraneo al nucleo familiare, ma il figlio del partner della persona unita civilmente. In questo modo si garantisce al bambino la possibilità di avere una relazione, sebbene parziale dal punto di vista giuridico, comunque una relazione giuridicamente rilevante con l'altro genitore, e in questi termini di poter avere delle garanzie che prescindono dalle vicende della vita e dalle vicende della coppia in cui il bambino è nato. Altro grosso, enorme equivoco che sta caratterizzando la battaglia politica riguardo questo argomento è quello appunto usato dai contrari, anche perché sembra il più efficace, insomma, l'utero in affitto, lo sfruttamento, le donne fattrici. In realtà questo fondamentalmente, oltre a non essere oggetto della legge, è un problema che riguarda o gli Stati Uniti o insomma paesi del terzo mondo. Su questo, se vuoi dire una parola, anche se fondamentalmente io credo che non ci sia proprio da parlarne di una cosa che la legge non contempla. Ma in verità si fa grande confusione anche su questo tema. Andrebbe distinta abbastanza chiaramente la maternità surrogata dall'utero in affitto, pratiche che sono assolutamente disciplinate e svolte con tutele molto approfondite in paesi come gli Stati Uniti, il Canada, e che non lo sono invece in paesi del terzo mondo, sono realtà assolutamente diverse. Ma al di là di questo, quell'oggetto è oggetto di un'altra legge che già esiste in Italia, è una pratica in assoluto vietata, e stiamo parlando invece di una questione completamente diversa. In verità non c'è un tema all'interno di questa legge di legittimazione, si tratta di estendere alle coppie di persone dello stesso sesso e alle famiglie che hanno già bambini, formate da genitori dello stesso sesso, un istituto che già esiste nel nostro ordinamento per le famiglie coniugate composte da persone di sesso diverso. Un'altra cosa che volevo chiederti è che l'impressione, almeno dall'esterno, è che questo dibattito si polarizzi molto in alto nella società e molto in basso. Una discussione da salotto oppure il popolaccio del Family Day organizzato appunto da partiti di centro, di destra, insomma in cerca di consenso elettorale. Prima a telecamere spente mi raccontavi un banale aneddoto, insomma alla gente normale, alle persone medie non interessa quasi niente, forse sono spaventati dalla poca informazione. Sicuramente c'è poca informazione, a me è capitato appunto di chiacchierarne con mia mamma, che mi diceva io vorrei che i bambini avessero più tutele e non meno tutele, ma se si è un po' intellettualmente onesti ci si rende conto che i bambini che vivono e che esistono già in quelle coppie oggi hanno meno diritti di quanti ne avrebbero se questo disegno di legge diventasse legge. Per cui stiamo effettivamente parlando di dare più tutele, più diritti a quei bambini e non meno tutele e meno diritti. È capitato ad esempio ad una coppia di donne che conosco con due figlie, una figlia di ciascuna di esse, di trovarsi in situazioni in cui una delle due mamme era fuori e l'altra non poteva assistere in ospedale la figlia dell'altra madre, semplicemente perché questo ad oggi non è riconosciuto dal diritto. Ora, di qui a dire che fosse un diritto della madre assistere la seconda figlia o più un diritto della seconda figlia ad essere assistita in ospedale, io credo che la cosa prevalente, l'aspetto prevalente sia sicuramente il bisogno, il diritto della bambina di essere accudita da una persona che chiama mamma tutti i giorni.
Ti faccio l'ultima, prettamente politica. Noi alla fine siamo un organo di informazione politico. Voi necessariamente, in quanto associazione, insomma in quanto attivisti, rappresentate un gruppo di pressione, ma anche un gruppo di discussione, se non altro. All'interno poi la società è composta di professionisti. Come pensi che andrà a finire l'iter di questa legge e se, almeno ad oggi, da quello che se ne sa, si può essere soddisfatti o meno, qualcosa che va combattuto? E a chiudere, lo so, sono tante domande, già si paventa un referendum abrogativo eventuale, ma non è assurdo proporre un referendum abrogativo su un diritto individuale? Le domande sono tante. Innanzitutto ci tengo a dire che, pur essendo parte di Rete Lanford, parto a titolo personale, poi c'è la Presidente che può esprimersi per l'associazione. Come valutare l'esito e il percorso? Io credo che questo disegno di legge sia il minimo sindacale, mantiene ancora una discriminazione, e pensare di staccargli qualche pezzetto, come vorrebbero fare i presentatori di alcuni degli emendamenti depositati al Senato, significa portarlo al di sotto di una soglia di accettabilità. Credo che se il testo dovesse passare così com'è, tutto sommato avremmo fatto un passo avanti, non tutto il passo, ma ne avremmo fatto una parte. E però una valutazione compiuta potrà essere data soltanto strada facendo, e comunque tra qualche giorno, quando inizieranno le votazioni, si capirà davvero quali degli emendamenti hanno qualche chance di migliorare o di peggiorare il testo. Se si possa fare un referendum, secondo me siamo davvero già in una situazione limite. Qui la Corte Costituzionale ci ha già detto che questa legge deve essere fatta, la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia perché questa legge non c'è. Immaginare di fare un referendum per riportare l'Italia in una situazione di violazione dei diritti umani a me pare una follia, e spero che questo, come dire, sia dichiarato inammissibile eventualmente.